Quando ho visto l'elicottero è stata un'emozione unica. Il cuore mi batteva perché poi faceva un rumore tutto. Poi quando sei alzato specialmente, mi ha già paura. Poi invece no, è come in un treno. Ma non si sente proprio all'interno niente, manca in da panza, non mi è venuto un friccicarillo come mi viene. Palazzi parevano i formigli, così pozzerelli. Era il suo sogno di andare in elicottero e allora, vedendolo così, mi sono sciolta anch'io. Fa papà una missione impossibile. Ma già è già riuscito mille per mille. Un 900 ci ha già riuscito. La pista non è più buia e l'ansia con te sia nulla, non dici niente. Nel frattempo, la notte del castello si illumina con l'arrivo degli scintillanti ospiti. Di noi e tutti i colori di questa città. In questa notte di sole, provare furore, a non si fare l'onore nel mio respiro tu, senza fermarci più, guardare ancora, guardare come se fosse l'ultima, se fosse l'ultima, il sole, furore, con te. Buonasera. Qua? Ciao. Siamo pronte ragazze, apriamo la tenda. Entra lui, il nostro meraviglioso Giuseppe. L'ingresso al castello è stato proprio magico. Era tutto atteggioso, bello, tutto tirato. Meraviglioso, bellissimo. Ha fatto un'entrata spettacolare, tutta scenografica, bellissima. Infatti tutti gli ospiti sono rimasti a bocca aperta. Quando ho già visto tutte le persone, volevo piangere. Però poi ho già pensato, gente, se piangere si squaglia un trucco. Gente, poi come faccio per fotografare? Questi vulcani arrivano. Non avevo detto che non lo dovevamo fare. Ci ho pensato io a fare i vulcani per Giuseppe. Ho fatto una sorpresa a tutte e due. Belle, eh? Che c'è? E se l'ingresso al castello è stato vulcanico come il festeggiato, quello in sala reale non può che essere almeno favoloso quanto lui. Signori e signori, facciamo sentire i nostri calorosi applausi. A me mi accompagnavano certe ballerine che erano de rosso, proprio re rosso rosso. E a rinde stavano gli angeli. E ha già passato tipo un mezzo, come se stesse facendo proprio un modello. Facevo tu, facevo papà passerella tra mezza gente. È più bello che c'è sì, sai, perdo. I 18 anni, una volta si fa. Un signore si ha fatto fa. Diradata la nebbia, è il momento di portare la magia a tavola. Piatti molto abbondanti. Penso che non ce la facciamo più a mangiare. Erano proprio abbondantissimi. Ma di tutto e di più, guarda. La cosa che mi è piaciuta più assai, i pacchi per i frutti mare, perché va a gambarsi per robi mare. I baccheri che sono stati buonissimi, sì, col pesce. E
domattè, ricette, rassè e mangiare. Chi si è mangiato tutto cosa?